Bella ragazzi, sono Marzeo, oggi sono qui con voi all'aperto, perché secondo me può essere che si vede meglio, non, cioè non credo in realtà. Però non lo so, ho pensato magari con la luce del sole, perché io non ho le luci, io sto con le lampadine di merda, quindi ho detto forse con il sole si vede meglio, lo scoprirò quando andrò ad editare. Perché se così non è, vuol dire che... le macchine, cazzo passa alle 3 di pomeriggio, vabbè. Se così non è, vuol dire che il video l'ho rifatto poi dentro. Prima cosa, mi sono arrivate le magliette. Questa è la felpa nera. Esiste poi la versione della maglietta sia bianca che nera, che non ce l'ho perché non me l'hanno mandata. Dietro c'ho una mia firma fatta a mano proprio e poi passata in vettoriale. E qua c'è il logo. Ho cercato di farle così senza essere troppo narcisista, perché se non mi conosci puoi dire tranquillamente che questa persona non sia io. E l'ho fatto perché onestamente io magari con la faccia di, proprio sai, delle magliette, quelle delle youtuber, quelli standard, io non ci andrei in giro. Invece con queste qua io ci andrei, perché può essere chiunque, una maglietta come un'altra. Quindi ho pensato, chi magari come me non ha voglia di andare in giro poi con la maglietta proprio dello youtuber, che c'è scritto, cioè si vede proprio che c'è tipo il joystick. No cazzo, le persone, no raga, io non sono abituato, non sono professionista, c'ho vergogna. Per chi come me non vuole andare fuori con proprio la maglietta, quella che si capisce che è di una persona, di uno youtuber, ho fatto questa perché a parte che sembra quello di Breaking Bad. E quindi c'è la felpa che costa 30 euro e la maglietta che ne costa 20. Ora, costa tanto, però io non ci prendo niente, quindi meno di così non posso fare. Sono tutti i costi di produzione e i costi di spedizione inseriti già nel prezzo, quindi meno di così non posso fare. Se qualcuno vuole spenderli, non vi dico comprare. Se qualcuno la vuole perché vi piace, il sito ve lo lascio qui in descrizione, Tube Shop Italia. Tra l'altro vi consiglio di seguire Locats. Te lo metto qua in mezzo il coso, perché è la persona che mi ha fatto poi i disegni. Tra l'altro un mio amico da un sacco di tempo, un piccione. Se volete vi lascio il suo Instagram, seguitelo, perché poi fa il grind, fa un sacco di cose fighe. Quindi se volete seguitelo. Più di così ragazzi non vi posso dire. Tube Shop Italia è il coso. Se volete andare a comprare, andate a darci un occhio. Se volete, secondo me sono belle, perché non sembra neanche che siano mie, fate bene. Tra l'altro prima di iniziare con il FAQ, che è proprio quello di cui stiamo parlando in questo video, vi faccio vedere questo. Aspetta, vai Clio. È un Cosmic Fog Sunrise, si chiama. È buono e mi è arrivato oggi, dopo un mese che l'ho comprato dall'Inghilterra, perché in Italia non è vendibile. L'ho già detto, ve lo consiglio. Che cazzo parli signora? Che cazzo parli? Comunque ve lo consiglio, è buonissimo. Non vi so dire neanche di che cosa dà, ma è veramente buono. Comunque iniziamo con il FAQ. Stanotte non avevo un cazzo da fare, come tutte le notti, perché io vado a dormire proprio la mattina. Quindi ho deciso di fare un Instagram Stories dove vi chiedo di mandarmi delle domande di un FAQ scomodo. Sorprendentemente qualcuno era sveglio a quell'ora e quindi me l'ha mandata. Tra l'altro nel frattempo sono le 3 di pomeriggio e questi fa: dove cazzo vai alle 3 di pomeriggio? Vabbè, rispondiamo alle vostre domande. Comunque un botto di domande, cioè come cazzo? Ma tu, cioè qualsiasi cosa che può fare rumore sta facendo rumore. Quante volte ti hanno bocciato? 2. Vale pari 24. Sono stato bocciato 2 volte. Una volta in secondo superiore e una volta in primo. Poi ho finito in quarto. Per chi non l'ho detto, io in quarto superiore ho smesso. Chi toglieresti da YouTube? Questa me l'avete chiesto in 2000. E non lo so, senti, non esiste una persona precisa che caverei da YouTube, però tanta gente mi sta sui coglioni. Cioè non lo so, ad esempio, boh, non mi piacciono i video di Golden Jumpy, quelli dei me contro te. Non credo che sia un genere di video adatto a me. Se tu mi chiedi chi vorrei togliere, ti rispondo quelli che a me chiaramente non interessano, quindi loro. Non che io abbia niente contro di loro, solo mi fanno cacare i video, ma perché ripeto, abbiamo ma perché? Perché abbiamo comunque un genere diverso. Pensi che YouTube possa darti un lavoro per il futuro? E lo spero. Pensare no, non lo penso, perché per quanto mi ci impegno, non facendo quindi 2 video al giorno, queste cose qua, è difficile che io possa sfondare in qualche modo. Però spero che in un modo o nell'altro io ci riesca, perché se non ci riesco avrò buttato tanti anni. Quindi un po' un dito al culo. Vai macchina, sì, accelera di più, che tanto ti schianti.
Comunque sì, per soldi, faresti una collaborazione con Favij Jay, Mates o Greta Menchi? Porca madonna, sì. Perché no, cazzo? Mi pagano, da loro prendo pure gli iscritti. Cazzo, sì, che sono stronzo. Hai mai fatto pensieri erotici di una ragazza mentre ci parlavi? No, difficilmente. Quando torno a casa magari capita, perché poi ci ripenso e dico, mo però quella troia. Ma se no, mentre ci parlo, no, non ci penso. Cosa pensi della pelata di Ciccio, che è meglio la mia? Però lui con la pelata sta bene, perché c'ha la testa più grossa. Hai mai litigato con qualcuno di Mela arrivando alle mani? Mai. Parole pesanti, no. Con Melagodo, con la gente di Melagodo non ci ho mai litigato. Quelli che voi chiaramente chiamate di Melagodo, quindi Ron, Gabbo, Dredd, robe così, mai litigato. Cioè ci sono sempre andato d'accordo, anche perché ragazzi, voi poi magari non lo sapete, ma ci conosciamo dall'era di Gesù Cristo, eh. Cioè ci conosciamo veramente da un sacco di tempo, proprio tanto tanto tanto. Perciò è difficile. Cosa ne pensi di chi fa rap reaction? Che secondo me, cioè ti dico la verità, se uno non capisce un cazzo di rap, perché fondamentalmente se no facevi il rapper, se ci capisci di qualcosa, è inutile, perché non sai, non... Beh, una persona normale che ti fa la rap reaction, che cos'è? Una reaction, nel senso se a te piace o no, ma i gusti non sono sempre gli stessi, quindi quello che piace a te non è detto che piace agli altri, o viceversa, quello che a te non piace magari a un altro può piacere. Quindi è semplicemente vedere il parere di una persona, è un po' un opinionista diventi. Solo che gli opinionisti solitamente, almeno spero, hanno qualcosa per che li rende tali, quindi una conoscenza in più di una persona normale, cosa che su YouTube non è, quindi un po' una minchiata secondo me. Cosa pensi di Greta Menchi a Sanremo? Che chiunque sarebbe andato se lo invitavano, quindi non li posso dar contro, e secondo me non c'entra un cazzo, cioè nel senso, perché mandare una persona, uno youtuber a Sanremo, a che pro? Soprattutto se non c'entra un cazzo con la musica. Però se ti invitano, come fai a dir no ad una cosa del genere? Quindi è più stronzo chi l'ha invitata che lei che ci andà. Quale youtuber italiano vorresti che si ritirasse da YouTube? Bah, ti dirò, non ce n'è uno in particolare. Non so in realtà chi mi sta sul cazzo. In questo periodo non mi sta sul cazzo nessuno, perché io vado a periodi. Ci sono dei periodi in cui odio qualcuno, però in questo sono abbastanza tranquillo, quindi non c'è una persona in particolare che mi tritura la minchia. Non ti so fare bene un nome. Ti ho detto, solo non amo quel genere di YouTube che ti fa fare tanti iscritti, tipo io Clash Royale non mi piace, è stessa cosa. Quindi vedere solamente video di quelli a me onestamente mi fa un po' cacare. Forse Vegas, non capisco l'utilità di essere YouTuber, perché lui si vede una brava persona, si vede una persona che tira avanti veramente tanto i mates. Non capisco il senso di avere YouTube, tant'è vero che non carica. Quindi se ti devo fare un nome, forse lui, ripeto, niente in contrario, sarà una persona che riesce a mandare avanti un gruppo, il gruppo più famoso d'Italia, quindi sarà sicuramente una grandissima persona. Però di youtuber non rimane un cazzo, questo dico. Ti sei mai masturbato su una youtuber? No. Che cazzo me ne frega? A che età la prima canna? Prima superiore? No, sì. Terza media, primo superiore. Ma non ti so dire che quanti anni si hanno. Fai il calcolo, comunque non ero ancora stato bocciato, quindi era l'età originale. Faresti mai un video con Ciccio Gamer per molti soldi? Dipende, io lo farei anche senza per molti soldi. Dipende da che video è, tipo Ciccio in cucina. A me Ciccio in cucina piace. Quindi se loro mi dicono, no, veniti con Ciccio Gamer e cuciniamo insieme, io cazzo lo faccio, perché è una bella cosa. Se mi dicono fai 1v1 su Clash Royale con Ciccio Gamer, ti dico vai a fare in culo, perché non mi piace. Io non ce l'ho con nessuno, sono le tipologie di video che non adoro. Se parliamo di una cosa che a me piace, fare il video con chiunque. Essere il quinto mates oppure essere l'ospite d'onore di una puntata di Ciccio in cucina? Qua ragazzi vedo nel futuro, va bene Ciccio in cucina, l'ho detto mo, ho finito di dirlo che sarebbe figo, ma il quinto mates, come fai a dire di no? Quinto mates fare. Poi ragazzi, io amo Surreal Power, e Surreal Power lo scoperei forte. Ma tanto vi dirò una cosa che non sa nessuno, cioè lo sanno solo i miei amici proprio. Io senza Surreal Power la notte non dormirei, perché mi vedo tutti gli episodi di Minecraftita, perché mi fa tipo ASMR, mi calma il cervello proprio e dormo. Quindi per me Surreal Power è il god. Quando vai a Milano fai un video dove cerchi di far imparare il barese a quei trimoni? Cazzo, si può. A voglia, tra l'altro io vi ho detto, farò l'aimai criminale, quindi seguitemi su Instagram, perché farò l'aimai criminale e chiaramente le domande me le farete voi e le farò con Dredd e Ron probabilmente. Ah, bella domanda, Lucio D'Andrea, cosa ne pensi di Bombi o la Pasta? L'ho già detto in un altro video, io ho intenzione di farlo, ma non io. Io non lo farò perché sennò sarebbe uguale a tutti quelli che hanno fatto e va bene la prima, va bene la seconda, ma poi rompe il cazzo.
Quindi lo farò fare, ma lo farò fare a gente che di YouTube non ci sa un cazzo. Quindi secondo me così diventa bello. Quando anche il fatto che ha fatto Favij, che ha chiamato il video la bombi o la passi, e poi non l'ha fatto, e la, cioè l'ha fatto così a cazzo di cane, l'ha mezzo criticato. Sì, i treni. Comunque vi ho detto, anche questa cosa non la capisco. Cioè o lo fai o non lo metti nel titolo, ok? Cioè l'ha fatto a cazzo così, giusto per metterlo nel titolo, e si è fatto la sua, il suo milioncino di visual. E vabbè. Però no, non la vedo come lui. Per me è un video come un altro. Sicuramente non farò quella cosa che ha detto pure lui, il fatto della non ballare o cantare. Perché cioè, che cazzo ci vuole stare fermo? C'ho 21 anni, so stare fermo ad una canzone, no? Vi ho detto, secondo me è una bella tipologia di video se fatta come si deve. Quindi come la voglio fare io, secondo me è figo, perché lo faccio fare ad una persona che di YouTube non ci sa un cazzo ed esce bello. Mentre se lo devo fare io è sempre quello. Cioè ti direi chiaramente la Morichelli, sì, bombo a stecca, e Greta Menchi bombo, Bushra pecora, cioè sarebbero sempre quelle. Mentre se lo faccio vedere a una persona che non lo sa, magari qualcosa cambia, perché non sa di chi stiamo parlando. Se potessi picchiare uno youtuber, chi picchieresti? Boh, un bordello di persone. Ogni tanto fanno dei video, regà, che fanno veramente cacca. Anche la canzone di Sofe Lui a me fa proprio cacare. Cioè non è, nel senso, perché fare le canzoni? Basta fare le canzoni, avete rotto il cazzo. Poi in spagnolo, perché le canzoni in spagnolo? Non mi piacciono. Quindi quella roba là così proprio da bambino, non mi piace. Ma anche i video come li fanno, che cazzo devo dire, roba tipo alla Pantellas, che vanno virali per forza, quelli un po' mi hanno rotto il cazzo a me. Quindi 2-3 scappellotti in testa gli darei. Princesa, o qui parte la ship, meglio il suicidio. Quale sarebbe il tuo obiettivo se dovesse finire YouTube? Vi dirò la verità, io probabilmente andrei a fare il commesso in una cosa di vestiti, in un perché quello mi piace fare, lo dissi anche tempo addietro, mi piace il mondo del vestiario. Probabilmente sì, farei quello. Hai mai rovinato un rapporto con una ragazza a cui tenevi? Beh, minchiate ne ho fatte. Nel periodo in cui stavo strafatto, sempre, minchiate ne ho fatte. Tante volte mi sono ritrovata a litigare con persone senza sapere perché, perché non mi ricordavo il giorno dopo. O a lasciare persone con cui stavo proprio insieme. Mi trovavo, litigavo, le lasciavo e uno dice, ma perché? E io che cazzo ne so. Ho passato 3 mesi della vita mia in cui non mi ricordo niente. Fumavo tutti i giorni. Poi le se me le raccontavano dopo, ma stavo veramente sempre male. Poi ho smesso. Sull'orlo di un precipizio, chi salveresti tra Ciccio Gamer, Lion, Icius e Anthony Di Francesco? Capali Icius, perché magari poi mi pompa. Il posto più imbarazzante dove hai fatto i tuoi bisogni? Ho cacato in mezzo a un prato una volta, mentre il signore mi ha sentito, lo sa anche lui. Ho cacato in mezzo a un prato e mi sono pulito con una foglia, sembravo tipo troppo Tarzan, regà, brutto. Non lo fate, brutto vero. Ti prude tutto il culo, poi non hai la sensazione di essere pulito. Cioè una tragedia, brutto vero. Rapiresti per fare ciò che vuoi Sofia Viscardi o la Madonna? Sofia Viscardi, l'ho già detto regà, Sofia Viscardi, cioè Sorca rara, mi piace assai. Per tutti quelli che mi chiedono, ti sei mai ubriacato? Che cosa hai fatto da ubriaco? Queste cose qua. Io regà mi sono ubriacato una sola volta da ragazzino, e mi feci una, forse offensivo da dire, un'egiziana. Cioè era tipo, sai, mezza negra, come cazzo dici? Non è offensivo, solo che non lo so di mulatta, non era italiana, e rimasi malissimo, perché poi non mi ricordavo niente ed era brutta frasica, e rimasi male. E da allora ho scoperto che in realtà io ero astemio, quindi l'alcol mi fa un effetto brutto, nel senso non è che non lo reggo, ma proprio mi fa venire da vomitare. Poi ho avuto la gastrite e quindi peggio mi sento. Adesso se bevo qualcosa di alcolico sto malissimo, perché poi mi inizia a bruciare tutto lo stomaco, sto male per 10 giorni, poi proprio brutto. Quindi non bevo più assolutamente mai, neanche la birra bevo, anche perché la birra poi non mi piace, perché è amarognola. Tra l'altro non posso bere neanche il caffè, cioè porco dio. Pensi che far parte di Melagodo e far video con i vari Dread Gabborone sia in parte un boost per il tuo canale? Ti dico la verità, io li conosco da prima che io ricominciassi a fare i video, quindi non è una cosa cazzo, sono amico a loro così aumento il mio canale. No, è semplicemente un fatto che io ci sono amico, è chiaro che se posso fare video con loro, anche perché ti dico, per come è andato le campagne, perché ormai tutti hanno preso una strada diversa, per me ormai rimane Melagodo, cioè loro rimangono un gruppo di amici come rimane l'altro. L'unica cosa
che con uno ci faccio dei video quando è possibile e con gli altri ci ho fatto tanti video. Adesso per varie cose Yoman non c'ha più voglia e robe simili non ci troviamo di meno, quindi i video li faccio da solo o quando posso li faccio anche con gli altri, ma non perché... perché preferisco farli video con qualcuno. E quindi quel qualcuno solitamente sono loro, che hanno YouTube come proprio come lavoro. Quindi sanno che se devono registrare, registrano. A differenza di quegli altri che dici no, non mi va, no, non mi è. E quindi poi non fai mai un cazzo. Ti è mai capitato di provare invidia per gli iscritti e le visual che fanno gli altri di Me La Godo? Assolutamente no, di Me La Godo mai. Perché noi abbiamo iniziato insieme e loro hanno continuato sempre senza mai fermarsi, facendo sempre più che potevano, facendo sempre meglio. Quindi loro si meritano e meriterebbero, a parer mio, te lo dico da amico, anche di più di quello che hanno. A differenza mia, che sono stato un figlio di troia e tuttora sono un figlio di puttana, e quindi mi sono fermato 5 volte, io ho chiuso 5 volte il canale. Quindi se io non sto dove stanno loro, la colpa è mia. Di loro posso solamente essere felice, perché nessuno li ha mai spinti, nessuno ha mai fatto un cazzo. Loro sono quello che sono perché hanno fatto di più. Fine. Su di loro niente da dire, mai. Siamo rientrati dentro per concludere il video. Quindi vi ricordo le felpe in descrizione, felpe e magliette come cazzo vi pare. Se volete prendeteli, so che non costano poco, ma meglio di così non posso fare. Quindi io i soldi non li prendo, non è colpa mia, non posso fare niente. Quindi spero che questa cosa sia chiara. Vi ricordo sempre di seguire il mio Instagram, perché farò delle robe come quando vado a Milano, queste cose. E tutti questi video io li scrivo su Instagram, perché su Facebook non mi caga nessuno. Quindi su Instagram c'è più gente e quindi lo scrivo là. Quindi se volete seguite Instagram per partecipare a tutti questi vari video o robe simili. Quando torneranno i miei amici che stanno ad Amsterdam, farò quel video che vi avevo detto, Bombi o Passi, che esce figo. E poi subito dopo parto a Milano, dove farò quell'altro video con Ron e Dread. Nel frattempo ditemi che video volete vedere. Tra l'altro io vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video, arriviamo a quanto cazzo vi pare, che lo lasciate se vi è piaciuto. Per il resto iscrivetevi al canale, giustano i link miei se volete, le magliette, vi ho fatto vedere tutte le cose. E mo non so, suona, ma c'è cazzo volete. Ciao. Tu vuoi sapere chi è il king? Sa solo come Palm Springs. Tieniti tuoi onion rings. Piade pagare.